persone, Falcinelli l'uscita a vuoto di Visi, poi la Mantia ed è il gol del Foligno che pareggia. La Mantia va a festeggiare sotto la curva San Martino al 48esimo minuto, un gol pesantissimo della squadra di Giovanni Pagliari. La festa sotto la curva del Foligno da parte dei giocatori biancazzurri, tutta giù la curva dei circa 400 supporters del Foligno. Gol pesantissimo di Andrea Lamantia, il secondo in stagione, un gol in mischia del numero 18 che Giovanni Pagliari aveva fatto entrare al posto di Sciaudone. È clamoroso questo pareggio al 49esimo del Foligno, ma c'è da giocare ancora due minuti perché erano 6 in totale i minuti di recupero concessi dalla quaterna arbitrale. Ci sarà l'ammonizione per la Mantia, chiaramente l'abbraccio con Giovanni Pagliari, l'ammonizione per la Mantia, si è tolto la maglia, vorrei ben vedere. 49 minuti, 17 secondi, c'è da giocare, 2 minuti circa, vedremo se recupererà ancora qualcosa il direttore di gara. Intanto è pronto il cambio, sta per entrare Merli Sala, mette un difensore Pagliari, vedremo al posto di chi, esce Bruno Alessandri, e ci può stare, esordio durato pochissimo per il giocatore, 7 minuti per lui, ma ci sta. Entra Merli Sala, difensore in più, era uscito, ricordiamo, Giovannini, quindi rimette i due centrali. E allora il Foligno che deve resistere ancora, partita rocambolesca tutta sulla Ternana. Il lancio, Cusaro di testa, poi Menchinella e Jacoponi, un palleggio, va a chiudere, ancora Ternana però, Arrigoni, poi Falcinelli a lottare, la palla indietro, in avanti D'Antoni, Pozzi Borsoi di testa, la Ternana, limite nell'area di rigore, il pallone in mezzo, il palleggio di Nollè, ancora indietro, la conclusione, alta sopra la traversa, il 51esimo, Ternana pericolosissima. Con il numero 13 Grieco, rimessa dal fondo, finisce in questo momento il recupero, ma ci sarà ancora da giocare almeno, sembra 3 minuti dicano. La rimessa laterale per il Foligno, no, viene assegnata la Ternana. Intanto c'è il direttore di gara che fa segno al quarto uomo di alzare l'entità del recupero supplementare, dovrebbero essere ancora 3 minuti da giocare. Pozzi Borsoi spazza via Cavagna, tutti dietro chiaramente i giocatori del Foligno, Arrigoni sul pallone, Visi, rinvio lungo, Borghetti prolunga, Bassoli porta il pallone lontano dalla zona pericolosa, lo calcia a vuoto Borghetti, adesso Coresi si libera di un avversario per Falcinelli, offside, e dovevano rimanere dietro la linea mediana del campo i giocatori del Foligno. Intanto l'espulsione per Imburgia, vediamo che la Mantia prova la reazione, il 9 la Ternana, Imburgia ha perso i nervi al 53esimo, fallo, palla lontana, siamo al 53esimo del secondo tempo, si dovrebbe giocare ancora un minuto e mezzo circa. Adesso velocemente Imburgia guadagna gli spogliatoi a differenza di Secas prima, quando era stato espulso per doppia ammonizione, con la Ternana però in vantaggio. Adesso c'è veramente da lottare tutte le due squadre.
sale, compreso Visi che sale. Un fischio di testa, Cavagna, la palla è buona per Falcinelli, la porta è vuota, il fallo di D'Antoni, espulsione diretta. Ternana in 8, i giocatori della Ternana hanno davvero perso il lume della ragione. Nel finale c'è Falcinelli che cerca di accendere anche la sua curva. Curva San Martino non ha smesso di incitare la squadra dal primo all'ultimo minuto, nonostante la paura per buona parte del secondo tempo. Ricordiamo, la Ternana si era portata in vantaggio al settimo. La punizione con Foresi deve evitare di attaccare il Foligno in questa circostanza. Esperienza Foresi, la palla per Falcinelli, deve tenere il pallone lì Falcinelli, la chiusura, la rimessa laterale per la Ternana. E in questo momento il direttore di gara dice che può bastare così. E tutti addosso a Giovanni Pagliari, eccolo lì a terra. Giovanni Pagliari che aveva conquistato questa prima divisione nella stagione 2006-2007 con il Foligno, portandolo in C1. Adesso è riuscito a conquistare di nuovo la permanenza nella categoria. La festa bianca-azzurra ed è il secondo anno consecutivo che il Foligno festeggia la permanenza in prima divisione in un derby. L'anno scorso era il 9 maggio la vittoria allo stadio Curi di Perugia, oggi il 5 di giugno, circa 13 mesi dopo, si festeggia al Libero Liberati di Terni. Dopo una stagione veramente travagliata, i Falchetti festeggiano questa salvezza. Un peccato che un'ombra deve lasciare questa categoria. Per la regione è sempre importante avere il maggior numero di squadre professionistiche possibile. E intanto una grandissima festa sotto la curva San Martino, le maglie che volano in curva, ammutolito il pubblico dei Liberati che aveva assaporato la salvezza veramente fino al 49esimo del secondo tempo, minuto nel quale la Mantia ha fissato il risultato sull'1-1, un gol in mischia, la distanza ravvicinata. Adesso viene fuori dagli spogliatoi anche Secas, che era stato espulso, lo ricordiamo. Vedremo quali sono le intenzioni del giocatore argentino. Grande festa dei circa 400 tifosi biancazzurri. Festa veramente, un coro continuo. Curva San Martino che si è tinta di bianco ed azzurro, a differenza di quanto era accaduto nella partita, nel derby di andata della stagione regolare. Il Foligno che forse nel lato dei due incontri ha comunque ai punti meritato qualcosina in più. Una vittoria e un pareggio e salvezza conquistata, lo abbiamo già ribadito ancora una volta, in un derby, prima contro il Perugia l'anno scorso 9 maggio, quest'anno 5 giugno, altra data memorabile che resterà negli annali del Foligno Calcio 1928. Ancora la festa dei giocatori del Foligno, praticamente tutti rimasti in costume, pronti a correre la corsa di rito. I fischi del pubblico ternano per le fere ed ecco il boato della salvezza della squadra biancazzurra. Diversi giocatori rossoverdi in lacrime stanno mestamente abbandonando il campo. C'è un giocatore della Ternana che sembra avvicinarsi alla curva del Foligno. Sembra voler mettere fine alla festa biancazzurra.
con i giocatori del Foligno a festeggiare sotto la San Martino. Non sappiamo di chi si tratti, chi è quel giocatore. Grande festa per il Foligno. In gol nel playout d'andata, Falcinelli nel ritorno ha deciso la mantia con il Foligno che stava tremando perché sotto di una rete. Ci sono anche un altro giocatore della Ternana, lì si accende qualche animo, c'è anche Dozzi Borsoi, non riusciamo a capire, i nervi chiaramente sono tesi, però c'è anche Secas, però bisogna accettare la sconfitta perché il Foligno sta semplicemente festeggiando sotto la sua curva. In questo modo non si fa altro che alimentare le polemiche. Grande festa anche per Paolo Castellazzi, giocatore che era stato trattato malissimo a Terni 3 anni fa ai margini della rosa. E il Foligno che riguadagna il rettangolo di gioco e la festa ancora con Giovanni Pagliari. Dal libero liberati di Terni è tutto, il Foligno che guadagna ancora una salvezza e sarà pronto a partecipare al suo 7° campionato consecutivo fra i professionisti, il 5° di fila in prima divisione. Ringraziamo tutti i telespettatori che ci hanno seguito per l'intero arco di questo campionato. Naturalmente su TRG si continuerà a lavorare anche nella prossima stagione per seguire le gesta dei Falchetti. Ricordiamo che ci sarà lunedì Biancazzurro, l'ultima puntata.